di Grisulandia, oggi qui a Rivarolo. Sì, esatto, il 26 settembre siamo qui all'Urban Center di Rivarolo per dare questa possibilità ai bambini di divertirsi con un percorso che simula l'addestramento dei pompieri. Sono tanti i bambini che entusiasti vogliono partecipare. Sì, 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 qualcuno piange, ma sono uno o due su tutti quelli che passano nella giornata, gli altri sono molto divertiti dal percorso, c'è qualcuno che lo fa anche 3 o 4 volte. D'altra parte i bambini sono sempre stati affascinati da quello che è il lavoro dei Vigili del Fuoco. Sì, è una figura che cattura l'attenzione dei bambini, forse sarà il fatto del camion, delle sirene, del fuoco, dell'avventura, probabilmente per questo. Iniziativa organizzata dall'Associazione Vecchi Pompieri. Sì, organizzata dall'Associazione Vecchi Pompieri Onlus di Rivarolo Canavese e dalla delegazione di Rivarolo dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. Sono praticamente due associazioni che collaborano e aiutano e sostengono il distaccamento locale di Rivarolo dei Vigili del Fuoco. Con la partecipazione anche della Croce Rossa. Sì, ci stanno dando una mano oggi con l'attività dei Trucca Bimbi per pitturare i volti dei bambini con i disegni scelti da loro.